Ragazzi, buon godere e bentornati su Poppy Playtime capitolo 3. Mamma mia, mamma mia! Allora, è passato qualche giorno dall'ultimo episodio che è finito, diciamo, con un mio momento di non godo nei confronti di quella che è di fatto la nostra prima boss fight, se vogliamo, su Poppy Playtime capitolo 3, che è proprio Miss Daylight, questa sottospecie di mascotte uscita da Five Nights at Freddy's. Sembra proprio una di quelle mascotte di animatronics. E diciamo che ci sono morto parecchie volte. Credo l'ultimo tentativo dell'episodio scorso, quello prima di mandarmi quasi in rage, penso eravamo quasi arrivati, perché dopo la stanza delle pile il percorso finiva lì. A parte il fatto che per farmi tornare all'allegria ho dovuto fare un episodio di Palworld, che probabilmente voi vedrete in futuro, perché avevo bisogno di fare qualcosa di fresco, pensate voi. Io voglio dirvi anche le mie sensazioni fresche, visto che sto in blind, sul gioco, così che magari si evolveranno nel corso della run, oppure quando faremo un episodio extra il mio pensiero cambierà, insomma, come ho fatto nel capitolo 2, quando vi raccontavo che il giochino dei Miyagi Wagi lo odiavo. Quando poi l'ho rifatto nell'episodio extra ho detto vabbè, dai, alla fine non è terribile, no? Il peggiore per me è quello del bruco. Quello del bruco non riesco a farmelo piacere. Sto cominciando a far uscire video sul canale, quindi mi sto riguardando anche i primi episodi, e continuo a dire che il mood di Poppy Playtime capitolo 3 sia unico rispetto agli altri. Però è anche il capitolo che mi viene quasi un pochino più da criticare. In che senso? Ci sono delle cose che, rivedendo i primi episodi, ora siamo al sesto episodio con questo qui, e non so a che punto stiamo del capitolo 3, siamo a metà forse, non lo so. Ci sono delle cose che mi hanno lasciato un po' l'amaro in bocca, tipo la prima cosa, Catnap stesso. Quando io ho visto il trailer, parlavano che Playgirl era il suo playground, che Catnap ti dava sempre la caccia, ti dava l'idea che Catnap ti venisse sempre addosso, no? Cioè, Catnap non l'abbiamo mai visto, cioè ci ha fatto cucù due volte e poi basta. Cioè, mi aspettavo che Catnap fosse sempre presente, che ci provasse a chiappare, capito? Cioè, lo vediamo solo nel finale, Catnap, e basta. Questo mi ha dato un po' la mano in bocca. Poi l'altra cosa, scusami, ma la manina viola, abbiamo sbloccato la maschera, la manina viola l'abbiamo usata una volta. Mi sono rivisto gli episodi, per tutto l'orfanotrofio non le abbiamo usate. E voi mi direte, ok, però stai attento, perché se tu segui la trama hanno staccato la corrente, quindi staccando la corrente tu non puoi usare la manina viola. Ok, tutto giusto, va bene. Cioè, fatemela usare sta manina viola, cavolo, pure la maschera. Cioè, nella parte dell'orfanotrofio, quella che vi ho skippato un po', sono quasi due episodi in cui io vado per questo orfanotrofio pensando che Catnap mi possa attaccare, ma poi non succede niente. E quello è un peccato, cioè io pensavo che durante tutto l'orfanotrofio Catnap ci magari sparasse il fumo rosso e noi dovevamo mettere la maschera in continuazione. E poi arriviamo al terzo punto, che è questa parte qui. Cioè la scuola, ok, è fichissima la scuola, mi piace il mood della sua, ok. E lei come nemico è anche fichissimo, ok, va benissimo. Però la parte dell'inseguimento, nel senso, cioè la parte dell'inseguimento poteva essere fatto così, con tante idee diverse, cioè mettendo la manina viola, che potevi saltare da qualche parte e magari riuscivi a skippare una parte. Oppure, lei ha un'animazione, Miss Daylight, in cui può rompere le porte. L'ho beccata solo in un tentativo di tutti i tentativi nell'episodio scorso. Perché se ha un'animazione per rompere le porte, io non posso giocare sul fatto che gli posso chiudere le porte in faccia e ostacolarla un po'? Non so se avete visto, lei si teletrasporta. Ma scusami, hai una mazza, distruggi le porte, fammi prendere tempo, perché poi è velocissima, cavolo. Se io penso che devo riaffrontare questa tipa, mi cala proprio il godo al massimo. Quindi spero di farlo stamattina. Ora vi farò vedere il primo tentativo e poi vi taglierò tutto, sperando di non metterci due ore a farlo. Questi sono i miei pensieri. Spero che mi passi questo momento mood negativo e magari ritorni super godo. Vi dico la verità, come mi sento veramente. Quindi l'idea adesso di riaffrontare questa roba mi fa veramente, veramente cadere le palle. Ve lo dico sinceramente. Anzi, le palle. Ho fatto la battuta perché ho registrato Palworld. A parte che ho scoperto che questa batteria mi sa me la posso portare presso e mi potrei risparmiare un po' di percorsi dopo. Mi è venuta in mente sti giorni. Però, non lo so. Capisco che è un gioco horror e non dovrebbe divertire. Però, non lo so ragazzi. Magari col tempo mi passerà. Non lo so, forse non mi fa impazzire come cosa, diciamo. Ecco, ad esempio, qui mi sbaglio sempre, perché non so dove devo prendere l'energia. Ma mi sono perso un'altra volta. Qui mi sbaglio sempre. Ogni volta che passo questo pezzo qui. Ah, ecco, già arrivato.
Cioè, capito? È veramente frustrante. È veramente, veramente frustrante. E non dovrebbe darmi questa sensazione. Questo è un gioco tecnicamente horror. Dovrei avere paura. Io non ho più paura di lei. Io vorrei veramente prendergli la mazza e dargli la testa io, capito? E non è questa la sensazione che dovrei provare un gioco horror, capito? Cioè, mi dispiace che il mood di alcune boss fight in Poppy Playtime vada via. Adesso ve lo taglierò perché è una tortura da vedere questa roba qui. Però, capito? Cioè, per adesso l'unico vero inseguimento che rimane horror, per quanto assurdo sia da dire, è Agiwagi nel primo capitolo. Cioè, Agiwagi nel primo capitolo rimane il migliore. E siamo al terzo, cioè, Agiwagi nel primo capitolo rimane l'unico che rigioco volentieri e soprattutto che rimane horror. Nel senso, capito, no? Non lo so, questo però no, questa è proprio la cosa più lontana. Questo è frustrante, che mi ricorda veramente il Bruco. Poteva essere fatto in mille modi diversi. E poi sono abbastanza convinto di una... Vabbè, mi sono incastrato in un tavolo. Qui mi perdo sempre. Sempre, 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 sempre. Siamo morti, eh? Morti. Capito? Non lo so. Quindi vi taglio tutto e ci rivediamo quando riuscirò a sconfiggerla. Non ho idea di quanto ci metterò, sinceramente. Ve lo dirò appena ci riuscirò. Cioè, dovrei godere che questa infame è morta, ma non provo niente. Cioè, io ringrazio che, ripensando questi giorni, ho pensato alla batteria. Questi giorni, infatti, pensavo, perché ti danno una batteria all'inizio? Questa è un'idea carina, perché se tu te la porti fino alla fine, come ho fatto adesso, ti risparmi alla fine e tagli un po' il percorso. Però sono morto un sacco di volte. Sono contento che ha fatto questa fine. Però allo stesso tempo non riesco ad avere soddisfazione, come quando è successo con altri nemici. Tipo Mammy nel finale, cioè Mammy in confronto a questa è un angelo. Ridatemi Mammy Long Legs, mai più questa roba qui. Non lo so, ci dovevo dormire sopra, però non è dato divertente. Ripeto, sono contento che abbia fatto questa fine. Per un attimo pensavo mi aggredisse, quindi sono contento che ho tirato la leva.
Però no, non mi ha lasciato una prima impressione positiva questa roba qui. Mi sono pure perso le note, non l'ho letta neanche una, le recupereremo tutte. Nota 6. Oggi la porta si è aperta e ho sentito qualcosa entrare nel mio corridoio. Io e Barb abbiamo trovato... Che poi Barb chi è? Abbiamo trovato Catnap che aspettava. Mi sbaglio, Holly ci aveva detto che Catnap non veniva a scuola. Io ho fatto la battuta che Catnap forse era un bambino che non gli piaceva andare a scuola. Era stato lui a chiudere la chiave della porta, non c'è dubbio, volevo ucciderlo, ma sapevo bene che non avrei potuto farlo. Sembrava stranamente felice di vedere che non ci fosse nient'altro oltre me. Facciamo un patto e ora ci prendiamo cura a vicenda. E lo diciamo anche a lui. Quindi il motivo per il quale Catnap non viene a scuola è perché ha fatto un patto con questa matta. Lei governa qui e Catnap governa fuori. Vabbè. Coniglietto, pensaci tu, eh? Oh, che dolcezza. Ok, finirà malissimo. Oh, oddio. Finirà male, vero? No. Finirà male, vero? Non è finita bene. La parabola di Hoppy non è finita bene. Oh, dai, una soddisfazione, cavolo. Abbiamo il Bengala. Meno male, premi 3 o scorri. Wow, è fighissimo. Cavolo, finalmente una cosa divertente. Ma posso... No, non lo usiamo, dai. Vabbè, dai. Fatemi tornare un po' di allegria, vi prego. Mi sono depresso un po' troppo. Io sono fiducioso che mi tornerà il mood dei primi episodi. Però, diciamo, l'orfanotrofio, che è stato veramente povero, e questa parte della scuola, però, specialmente Miss Daylight, perché il resto è figo, mi hanno fatto calare un po' di godo. Quindi spero che da adesso parte 2 del capitolo 3 mi faccia tornare un po' di godo. Comunque, come funziona qua? Devo sparare? Possiamo prendere quella? Ok. Ma non so se sparare... C'è niente sotto? Ok. Forse... Ah, ma si ricaricano subito? Ah, non è come pensavo io che... Nel trailer sembrava... Ah, quindi... Ah, non dobbiamo ricaricarla noi! Ah, si ricarica da solo! Ah, beh, meno male. Pensavo dovessimo recuperare oggetti strani. Chi l'ha trovata la cassetta rossa? No, dai, deve essere nascosta qui in giro la cassetta rossa. Che posta... Ah, eccola! È questa? Arancione però questa. Stuart and Rich. Ok. Ne abbiamo persa una sicuramente di videocassette, se non due, stupido, sono ah, ma sono gli stessi dei vecchi capitoli, loro due, le guardi, tipo. Ok. Vabbè, come fai a essere fan di un posto del genere? Nope, never liked the feel of it. I mean, don't you think these kids deserve some real sunlight instead of floodlights and painted skies? Ok. Hell, we're not even allowed to talk to these kids. Addirittura. Sorry, Stu. Sorry? That doesn't sound like the Ridge I know. Ok. Well, trying to stop being so... Infatti, negli altri, nel capitolo 2 era sempre incazzato. My wife says I'm a lovely man, but I gotta control my temper. Ok. So, doing it for her. You're just different, Ridge. Honest to a fault. But I always liked that about you. Okay. Yeah. Well, you're one of the few. You know, Richie. Okay. With my retirement coming up, they've been pushing hard for me to choose my replacement. Okay. I'm thinking about giving the role to you. Okay. Really? Nothing official yet. But I think there's a decent guy beneath all that graph. Okay. An honest, hardworking man. You proved me right. I say your chances are pretty good. Okay. Wow. I don't know what to say. I'm glad to see not everyone in this place has it out for me. Not everybody, Rich. Not everybody. Allora, fammi capire, se vi ricordo bene, noi dovevamo sbloccare qualche cosa nella scuola, tanti che ci eravamo venuti a fare, non abbiamo sbloccato niente noi, perché ci ha inseguito lei per tutto il tempo, però non è che abbiamo risolto niente, quindi ora siamo negli abissi infernali, quello che si vedeva nel trailer. Plegare è costruito in un posto veramente assurdo. Va bene, vediamo un po'. Ok, qui dobbiamo mettere la manina 2.
Molto bene. Non penso potremmo uccidere niente, però nel trailer potevamo spaventare questi infami. Stavo per... Ok. Questa non si apre. Così? No. No, abbiamo attivato qualcosa, no? È giusto? E però non... abbiamo... Ah, questo! Ok, abbiamo sbloccato questo? Ok. Ah, non mi dire che dobbiamo fare un po' di... platforming incredibile. Allora, mi sa che dobbiamo fare delle cose veramente sus. Allora, dobbiamo fare 1 e 2. Poi facciamo 2. Si salta qua. Ah no, 2. Ok. Ancora? Ok. No, per poco! 4. Basta? Finiti? Questo già mi sta facendo tornare buon umore. Tutti questi giochini con le manine. Vai, 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 dai. Il bengala mi piace tantissimo. Salvataggio. Ok. Oh, godo. No, dai. Pure l'enigma adesso gigantesco. No, dai. Oh, mamma mia. Ai, 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 ragazzi. Non mi aspettavo un mega enigma. Giustamente qua ci dobbiamo muovere così. Eh sì, altrimenti non si sblocca questa. Quindi lei se la tiro va lì. Forse deve colpire quella, secondo me. Così. Secondo me deve essere 1, 2, 3. 3, 4. Forse non, dai, speriamo. Dovrebbe essere difficilissimo questo, forse. Forse, Potrebbe andar bene così? Vediamo un po'. Ah, non ci arriva qui. Io mi sa che non ho tagliato niente, eh? Mi sembra troppo facile, forse? L'ho fatto subito? Ok, sì, ha funzionato. Devo soltanto farlo da qui. Sono stato bravo a sto giro, dai dai dai, ehi, sono visto, dai 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 dai. Bravo me. Ok. Mi sono divertito più del previsto col bengala, eh. Ho fatto un caricamento brutto. Ok, quella è la roba che si vedeva nel trailer. È arrivata la musica all'improvviso così. Ok. Quella è la struttura che vedevamo nel trailer. Posso sparare un bengala addosso? Tanto per disrespect Catnap. Quindi quella è fatta con tutti i pezzi di Smiling Critters. C'è anche il braccio di Mummy Long Legs, Nagi Wagi. Vabbè, questa penso sia una struttura fatta per il prototype a questo punto, visto che c'è il rapporto che c'è tra loro due. Tra Catnap e prototype. Cavolo, scarica. Ok, caricamento. Quindi abbiamo visto la statua e basta. Non ci ha aggredito neanche questa volta Catnap. Vedi, io l'avrei fatto un po' più violento Catnap. Allora, tu devi bruciare, vero? Devi sparire. Ok, questi sono i cosini che c'erano nel trailer. Che si allontanano con il fuoco. Questa è una cosa positiva. Hi, I'm Bobby Bearhug. Wanna know how much I love you? Non lo so, guarda. Forse no. I love you to the moon and back. Oh, che carino. I'm crazy about you. Puzza di yandere. I'm lost without you. I've been lost a long time. Oh, mamma mia. Please, take me with you this time. You won't leave me, will you? Ah, ma quindi va via. Ah, ok, gli do fuoco una volta e vanno via per sempre, meno male. Ok, quindi dove siamo finiti? Ok, siamo in un'altra zona sicuramente. Hanno fatto un sacco di roba nel trailer. E questo che posto è? Il circo, forse? Siamo sotto il circo? No, non penso. Ok.
Vedi, scappano questi infametti. Mi chiedo se possono ucciderci. Guarda, era un piccolo cattarap. Ma sono adorabili. Ah, è carini. Ma secondo me mi possono uccidere? Non vorrei fare una prova. C'è una parte di me che vorrebbe farsi prendere solo per prova. Sono tantissimi. Penso ci possano uccidere con un colpo, dite? Sì, ci uccidono con un colpo. Dove dobbiamo andare? Ci sono tanti piccoli... orribili cose. Ah, siamo morti? Ammazza quanto. Sì, forse è meno facile del previsto questa cosa. Ah, dobbiamo un attimo ricaricarci. Ah, siamo morti già. Ok, forse siamo salvi. Se vengono tutti qui siamo salvi. Guarda che carini che sono. Ah, ma come siete carini. Allora, facciamo un attimo che vi allontanate tutti, eh. Allora, ricarichiamoci 5 proiettili. Via, via. Ah, ok, se spariscono le tenebre non tornano più. No, mi sa che tornano invece. Mi sa che spammano all'infinito. Eh sì, mi sa che spammano all'infinito. Pensavo ci fosse un trucco, un barbatrucco, no invece. Ma non sono carini, va. Ah, ricarichiamone 5 e poi andiamo, dai. Meno male che possono saltarci addosso. Allora, bambini miei, io direi che è ora di andare a nanna, eh. Forza, andiamo via, eh. Su, 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 su. Via, via, via. È proprio nella parte dove devo andare io? Eccolo. Via, via, fuori, via, 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 via. Dove devo andare? Boh. Via, via. Oh, via! No, questa non è la strada per andare in paradiso. No, 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 no. Via, catnap, via, 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 via. Via, 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 via. Ok, questa... non so dove sto andando e non è stata una buona idea, mi sa. Via, piccolini, via, 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 qua. Dove siamo? Ah no, siamo arrivati da qua, perfetto, grande. Fantastico, ho fatto proprio... Via, 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 via. Via, 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 proviamo qua. Scivolo. Ok. Ok, abbiamo fatto a fortuna, ci siamo riusciti. Ok, mi ha salvato, quindi potrei esplorare un pochino qua in realtà. Vabbè, facciamo... Ah no, continua ad arrivare, non è un punto safe, ok. Via, via. Ah, non è... Bene, pensavo fosse la via di fuga. Cavolo. Cavolo, allora... Sono morto? Sì, siamo morti. Sono in 9, ti attaccano così. Non ho fatto neanche rumore questo. Posso dire che mi sto divertendo più a fare questo che quella tipa di prima? Alla grande proprio, non c'è partita. Non ho idea di dove sto andando. Questo è buggato, mi sa. Qui? Ah, cavolo, dobbiamo attivare due robe. Ok, dobbiamo fare un po' di cose su. Dobbiamo premere dei pulsanti? Scusa, ma come faccio allora? Mi è servito fare tutto questo, scusate. Devo tornare all'inizio? Boh, non ho capito, ragazzi. Ho girato da un po' perché le scatole le ho messe. Ma che devo fare adesso? A meno che ci devo... Ah, vuoi vedere che... Ma ci devo... aspetta. Vuoi vedere che ci devo salire sopra? Ci devo salire sopra, mi sa.
Vedi? Sì, dobbiamo... Qui sopra dobbiamo salire. Ok. Ce la dovremmo aver fatta. Ecco, questo intendevo. Ok, perfetto. Meno male che mi ha salvato i cubi, perché altrimenti diventava problematico ogni volta. Vedi, qui ci hanno pensato sta cosa, vedi? Devo saltare qui. Ok. Via, mostriciattolo, via, via, via. Ok. Allora ci dobbiamo fermare, eh? Non c'è nessuna camera per te qui. Ragazzi, ci fermiamo qua, mamma mia, che episodio. Sto a più di un'ora di registrazione, devo pure pranzare e poi registrerò l'episodio dopo. Vabbè, ragazzi, comunque, mi è tornato un po' di mood positivo, eh. Qua mi sono divertito parecchio col bengale e questi cosini piccolini e simpatici, rispetto a quella tipa lì. Quella non riesco a, per adesso, proprio come sta qua, non riesco a farmela digerire. Magari quando la rigiocherò nell'episodio extra sarà diverso. Con qualche scamotage, forse anche la fight di prima diventava simpatica. Però per adesso, questo è sicuramente meglio. Non so cosa succederà adesso, quindi non lo so. Ciao, sono con voi e ci vediamo prossimamente con tanti nuovi video incredibili.